Per avere un'uniformità costruì addirittura una grande cisterna positivamente per mettersi dentro tutte le quantità di vino e così teneva la possibilità di tenere prima un vino più buono di diversi gusti, perché ogni zona tiene l'uva di un certo gradazione e sapore, quindi mischiato, e aveva motivo, giusto motivo di fare quello, perché teneva per un lungo periodo di tempo un vino più buono e sempre dello stesso tipo, della stessa gradazione. Quindi questo vino andava tutte le settimane a Ponte, a Vedotene, a Caifa, da Forio, con dei carati di legno, i fusti, che allora si chiamavano mezzi carati o carati, quindi che si caricavano con sopra i bastimenti che poi li portavano verso Caifa per andare poi a finire in Gerusalemme. Sì, Quindi parlaci un po' della Forio che ricordi tu da ragazzo, quindi come movimento naturalmente non ce n'era, o c'era? allora quelle che sto dicendo adesso, Sì. i cavolfiore, No, eccetera, io dico come movimento di strada, come movimento di paese, diciamo. lo sviluppo mano a mano è venuto. Prima non c'era la strada come c'è adesso, provinciale, che da Forio si va a fare magari tutto il giro dell'isola, cominciata da Forio verso Panza, poi verso Cerrara. E allora ricordo che a quei tempi si diceva Via Nuova, quindi era la via nuova che prima non c'era, c'erano i sentieri, e quindi anche da parte della montagna, se c'è da parte base, arrivata all'ascesa di Pielleno, quella discesa, e poi all'altro lato c'è la salita dove si va a finire a via Casalomone. Quindi prima era direttamente quella, era la strada che si accedeva a Forio, sia da quel posto sia dal lato di Piscinola dove si imbocca la via cosiddetta dell'Olmo, ma non è via dell'Olmo, è via delle Orme. Perché quando erano invasi, Forio era invasa dai turchi, dei saraceni, quella era la strada più comoda, principale, da poter scappare, fuggire verso la campagna, prendendo la via dell'Olmo. Quindi io tengo un bozzetto fatto da non so da chi, ma che dimostra la persecuzione dei saraceni e i vecchi affaticati, arrabbiati, è vero, che scappavano verso di quella strada per salvarsi dall'invasione e dell'eventuale aggressione che ne hanno fatte tante. Quindi anche in quel caso c'è qualcosa da dire, perché i foriani sono stati martiri di tante oppressioni, motivo per cui in Forio si erano costruite 7 torri a protezione di queste invasioni. Quindi queste torri, che magari parte incoscientemente sono state eliminate, e buona parte ancora c'è, a documentare tutta la storia, le sofferenze che, nonostante il lavoro, anche le aggressioni dei turchi, dei saraceni, eccetera. Quindi Quindi qui tutto questo torniamo in un'epoca molto indietro, però. molto indietro, logico. Però, sai com'è, uno si trova a chiacchierare, Certo. scivola sull'argomento, anche perché si deve dimostrare l'audacia di questi pionieri che sono venuti in Forio, non solo dal vicine, diciamo, dal vicino continente. Noi a Forio abbiamo diversi cognomi. Capuano, proveniente da Capua. Non c'era allora il tempo, l'occasione di poter metterci un nome, un cognome, allora si diceva Capua, chi è Capua? Maltesi, quelli da Malta. Ogni nome, ogni Quindi cognome. ogni provenienza è
deriva, ogni nome deriva da una provenienza. Oh. Quindi tutte queste cose, se uno ci riflette, un siciliano, c'era una famiglia siciliana che insegnava le scuole elementari, quindi poi era una figlia con una madre, eccetera, vecchia, per il giorno di salute, se ne andarono in Sicilia, ma originariamente erano siciliani. Ma sai, i giovani della tua età, cioè quando tu eri giovane, che cosa 70 facevano? anni fa. 70 anni fa, esatto. Che cosa facevano? Quindi, e tu come hai intrapreso il mestiere di falegname? Già sei stato, diciamo, hai imparato questo mestiere da qualche altro maestro? Sì, O. certo. Di rimetto a me, dove sta adesso il Partito Socialista, c'era un falegname chiamato un certo Mastrobite Giacobbe come soprannome. Io, ragazzo da 10-12 anni, andavo la mattina a scuola, il pomeriggio, anziché di andarmene a fare passeggiate, me ne andavo lì dentro per distrarmi, per divago, perché mi piaceva, è vero, non perché i miei genitori mi avevano detto di andare, ci andavo perché mi divertivo a guardare quello che il maestro faceva. Magari ci dava una mano, io dovevo tenere, fino a tanto che un bel momento ho incominciato anche a fare qualcosa che lui mi lasciava fare. E poi la combinazione successe questo una volta. C'era un proprietario della, adesso pensione, come si chiama quella che sta, Greenflesh, fuori Scala, c'era una villa come Sorrentino. Lo zio Giuseppe era un uomo anziano, orgoglioso, baffuto, con la barba, e venne dal mio maestro là e portò una credenzina che con la lettera pulita. Allora, il mio maestro dice: "Beh, manda mail che io poi là giusto, quando l'ho trovata a passare, se va bene, se vi piace." Dice: Sì. Allora questo viene dopo 7, 8, 10 giorni e viene a vedere. Lui domanda se aveva fatto il lavoro. Dice: "Sì, eccolo qua, tutto pronto." Mentre stava lì a guardare, sentiva di battere dietro a un vetro bottega che io lavoravo lì dentro facendo una casa da morto. E cosa vuoi fare? Che si vuole essere curiosi? Dice: "Ma chi è che stava a terra alla diretta?" Dice: "Guaglione che si sta spazzando." Lui curioso va e vede la cassa che io stavo quasi per finire. "Bravo, dice, bravo, mi piace, hai fatto un bel lavoro, bravo." Ci credete voi che quello lì dopo nemmeno una rodina di giorni io non avevo nemmeno finito del tutto il lavoro, muore questo, ci mettiamo a lui dentro. L'ironia della sorte. Beh, comunque, Ma questo era un medico, no? non Sorrentino. lo so, era avvocato, Ah, era era avvocato. pure sindaco allora di Forio. No, perché abbiamo avuto anche un sorrentino sindaco. Michele Sorrentino era avvocato, però era sindaco anche di Forlì. Quello lì, io parlo di quello lì. Ah, mi darò Michele Michele Sorrentino. Sorrentino.